Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash of Clans con un video che doveva uscire ieri. No, sto scherzando, con un video di dual maxing finalmente. Oggi andremo a vedere le Tesla maxate. Ma sì, veramente questo video doveva uscire ieri. Il fatto è che ieri abbiamo improvvisato sul canale, così alle 5 all'ultimo momento, una live streaming con la connessione decente. Non dico la fibra ottica, la connessione decente per le streaming. Suona bene. Mi è infatti arrivato questo, che è un routerino che vedremo poi meglio nel video di domani. Aspettatevi un video bomba, ragazzi, domani, perché veramente sto preparando una roba assurda. Ad ogni modo mi ricollego un attimino a questo discorso per spiegarvi il perché oggi abbiamo ulteriormente una facecam diversa, un overlay diverso. Sto registrando dal portatile perché in questo momento in camera c'ho tutto staccato, e a parte le luci, come potete vedere. Il fatto è che sto definendo una zona di lavoro definitiva con questa connessione per poter streamare e fare video senza problemi. Infatti anche ieri non è uscito il video, c'è stata questa live streaming, perché comunque sia la cosa mi sta portando via molto tempo. Però, se tutto va come deve andare, oggi ricominciamo normalmente. Anzi, oggi ricominciamo a bomba, perché ragazzi, finalmente, dopo una vita, abbiamo maxato tutte quante le Tesla. Difesa molto complicata da fare, perché oltre alle 4 Tesla da portare a livello 10, ce n'era una quinta che si sblocca con il TH12 e quindi va livellata dall'1 al 10. Sono 10 upgrade. I primi sono easy, ma poi diventano faticosetti. Diciamo che la Tesla è uno di quegli upgrade che io consiglio particolarmente, perché è una difesa che colpisce sia terra che aria, quindi si usa in qualsiasi tipo di difesa, sia che vi attacchino appunto con un attacco con i mastini, piuttosto che un attacco con i golem, un po' come fa la torre dell'arciere, ma a differenza di quest'ultima è molto più economica. Che poi, oddio, siamo sugli 11 milioni, non è che siamo su cifre, poi cioè, alla fine una volta che sono 10 milioni già la cifra c'è, ecco. Ma tra l'altro avete visto che oggi è tornata anche la formazione da registrazione, così come d'incanto. Devo seriamente prendere l'abitudine di utilizzarla di nuovo come facevo una volta, perché obiettivamente è molto carina, è un po' la firma del nostro canale, e quindi hashtag sosteniamo la formazione da registrazione. Comunque sì, affermiamo qua il discorso upgrade. In realtà ci sarebbe altro da dire, come accampamenti maxati, come officina quasi maxata, un arco X messo così in upgrade al massimo. Però rimando questi discorsi a fine episodio, perché ho in mente i peggio upgrade. Oggi facciamo uno step molto importante che vi avevo già accennato in passato, ma solo per questo, ragazzi, subito un pollicione in su al video. Se non l'avete ancora messo, spaccate il tasto di mi piace, mi raccomando. Io ora voglio procedere con l'attacco. Oggi andiamo a utilizzare ancora la formazione con i draghi, ma vi dico che dal prossimo attacco proverò questo tipo di formazione che ho addestrato tra l'altro nella live che ho fatto ieri, e per voi che guardate questo video l'altro ieri. E praticamente consiste nel sostituire tre dei nostri draghetti, o meglio due dei nostri draghetti, scusate, con tre draghi normali. Questo che cosa comporta? Comporta che possiamo andare a fare l'evento Furia Draconica. Poi con calma penseremo anche ai bocciatori, ma prima facciamo questa cosa dei draghi, che secondo me è abbastanza easy. Anzi, sapete cosa vi dico? Faccio la follia, faccio che fare così, giusto, sì. Faccio che buttare via due draghetti, tanto non vado in malora, e la proviamo insieme. Sì, piccolo problema dei miei draghi, a parte quelli elettrici, gli altri non sono maxati, né il baby né quelli normali. Però, voglio dire, sono comunque un livello 5 e 6, anziché 7 e 6, quindi cioè, va comunque bene. Allora, io adesso inizierei appunto a skippare, dopo vi voglio mostrare anche un attacco, sempre risalente alla live di ieri, che però merita una review ulteriore, perché è stato troppo bello. No, ragazzi, mi sento male. Questo tipo ha la mia stessa formazione. Ma what the fuck? Ok, vabbè, so vagamente. Ehi, calma, eh. Non fare scherzi come hai fatto nell'ultimo video. So vagamente come attaccarlo, diciamo così. Ok? Allora, io andrei prima con i draghi normali, così. E poi con i draghi dietro. Gran sorvegliante subito. Ok, perché tra poco dovrebbe uscire, dovrebbero rompersi la macchina da guerra. Ok, andiamo così. Andiamo così. E andiamo con l'abilità del King. Ok.
andiamo a infuriare tutta la situazione lì, ci può stare, ok, andiamo a gelare una volta lì in mezzo, andiamo a gelare una volta anche lì in mezzo, infuriamo una volta qui, infuriamo una volta lì, pronti con un'altra gelo che la buttiamo qua, becchiamo tutto, perfetto, lì ce ne tiro anche un'altra di gelo se riesco, proprio così, preventiva, ok, vai con un'altra furietta che fa i macelli. E non è scarsa la mia formazione, non è scarsa. Tra l'altro questo qua è un più 14 coppe, ragazzi, che però non è niente rispetto al tipo che vi farò vedere poi tra poco. Ok, gli facciamo fuori anche la sua regina. Questa è una kill molto importante per le nostre truppe. No, beh, tra l'altro è stata fatta fuori dalla mia regina. Ok, ok, forse si tristella. Rimane in piedi solo la Eagle? Non ci posso credere. Non mi far ridere, per favore, eh? Allora, costruzione esterna non ce n'è, no. Si va verso il centro del villaggio. Si entra nel raggio, nella zona, diciamo, calma della Eagle. E lì la Eagle non può sparare, ok. Vedete, riesce a sparare solamente fuori la regina, però. Niente. Ciao ciao Eagle, ciao ciao villaggio. 3 stelle. Anche perché ormai la mia formazione è cambiata leggermente, sono un TH12, dai, com'è. Tra l'altro questo attacco ci voglio fare la screenshot, capirete poi molto presto il perché di questa cosa. Comunque sia, e adesso vi vado a far vedere l'attacco di cui vi parlavo poco fa. Chi ha visto la live si ricorda quante coppe sono riuscito a fare con quell'attacco? No, perché se qualcuno si ricorda il numero esatto e lo scrive qua sotto per primo, vince 1000 gemme. Eh sì ragazzi, oggi riparte pure il contest delle 1000 gemme, quindi sotto coi commenti vediamo chi è il primo che riesce a vincere. Che delusione vedere il bonus leggermente più piccolo del solito, perché non siamo ancora a leggenda per una coppa. Cioè, ne vogliamo parlare di sta cosa? Non parliamone. Sì, lo so, la domanda di oggi è molto molto difficile perché c'è veramente poco tempo per rispondere. Chi ha visto la live si ricorderà sicuramente questo attacco. Ragazzi, ho trovato questo TH12 praticamente maxato, però aveva una difesa aerea in upgrade, una torre inferno in upgrade. Aveva, diciamo, degli upgrade in quel momento lì abbastanza importanti. Anche il doppio cannone, che è abbastanza utile per tirare giù la regina, Era in upgrade. Una difesa aerea lì easy peasy da tirare giù con la macchina d'assedio, l'altra che va giù super easy con i draghi, che restano tra l'altro molto compatti come potete vedere. E c'è un castello del clan molto interessante, lo metto un attimino in pausa per farvelo vedere. Abbiamo qua i maghetti maxati, se non erro, e vado logicamente a gelarli perché questi veramente sono molto pericolosi. Ok, infatti i draghi se li mangiano. Ma poi escono anche delle mongolfiere. Cioè, dentro il castello del clan maxato, ma quanta roba ci sta? Poi vogliamo parlare della regina a livello 56, veramente molto molto forte. La Giga Tesla anche lei puntualmente maxata molto 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 forte. E per il resto non ci sono altre cose che ci possono causare dei veri e propri problemi, tranne quella difesa aerea lì, che appunto però come potete vedere viene gelata. Ok, le risorse erano normali in questo attacco, ma le coppe, ripeto, erano davvero davvero tante. Ho tristellato anche abbastanza tranquillo, avevo un po' il dubbio come sempre d'altronde, perché il fail ci sta sempre, però i draghi vita erano ancora parecchi qua. Vabbè, qualcuno muore sì, però sono veramente troppi da gestire per un solo arco X e basta, perché la torre dell'arco è andata giù e anche la Tesla farà la stessa fine. La regina prima di andare giù riesce comunque sia a fare quell'ultima distruzione. Ok, qua escono delle trappole, ci fanno fuori i draghi, vabbè. Insomma, siamo un drago elettrico e due arcieri contro un arco X. Chi vincerà mai? Velocizziamo pure tranquillamente, perché il drago elettrico si pappa l'arco X seppur maxato. Ed ecco qua il risultato, una botta da 32 coppe, signori. Mamma mia, questa è veramente tanta roba. Tra l'altro vorrei farvi notare, da quando è cominciata la season, 2 attacchi, 2 tristellamenti. E qua ho detto tutto. Ma adesso fermi tutti, non scappate, perché è arrivato il momento degli upgrade. Nel frattempo, grazie a Bigio per la furia. Allora, ragazzuoli, io innanzitutto andrei qua sul castello del clan per riscuotere la tesoreria, che ci dà quell'ultimo sprint in più. Con la suddetta tesoreria abbiamo a dir poco l'imbarazzo della scelta. E onestamente, visto che ho proprio un debole per loro, vado a fare i golem, ragazzi, che mi piacciono veramente un sacco, col nuovo livello 8. Quindi 3, 2, 1, sbam, golem maxati. Start dell'upgrade dei golem maxati. Ragazzi,
Wow! Ma così facendo siamo a 49 di elisir nero. È veramente poco. Forse una delle cifre più basse che si può raggiungere. E quindi è arrivato il momento di usare lei, ragazzi, la runa dell'elisir nero. È lì da un po' che aspettava, e quindi tac. Tac, ragazzi, wow! L'avete visto? Mamma mia, deposito nero che si fulla come per magia. Abbiamo sfruttato questo artefatto quasi al 100%, abbiamo buttato via 49 di nero, che credo già solamente in queste trivelle ci sia. Fatemi un attimino dare un'occhiata. No, non c'è però, perché le abbiamo riscosse poco fa. Ce n'è già 3 di unità di elisir nero. E che fare con tutto questo elisir? Ma ne vogliamo parlare? Abbiamo 2 re di livello 54, regina. Sali poco al 55 e sblocca la nuova abilità. Eccola qui. E a questo punto rimaniamo con dell'oro e con dell'elisir, che come potete vedere non servono a fare ancora nulla. Però, come potete già intuire, abbiamo 2 upgrade. Il primo, quello con l'oro, sicuramente prenderà o una difesa aerea e ce la rischiamo per questi ultimi 5 giorni di farci l'upgrade di 2 difese aeree, oppure pian piano si procede con gli archi X, ok? Che sono un altro upgrade molto importante, è logico che così facendo devo farmarmi ancora 3 milioni di risorse circa, ma ci sta comunque. Con l'elisir invece, per chi si ricorda, dovevamo fare la nostra officina, che però è già in upgrade, anzi ha quasi finito. E quindi che fare? È tutto maxato, rimane solo il Gran Sorvegliante. Ragazzi, si parte anche con l'upgrade del Gran Sorvegliante. Piccolo problema, non ci bastano i muratori per fare entrambi gli upgrade, quindi, ragazzuoli, abbiamo l'artefatto. Eh sì, lo usiamo. Artefatto sulla regina e la portiamo subito a livello 55 in live. 3, 2, 1 e tac! Che ho missato leggermente il tastino, ma dettagli, eccola qua, la regina maxata al 55 con la nuova abilità che permette di spawnare, vediamo un pochettino, 15 unità. Comunque se anche nel laboratorio ci sono altre novità, barbari maxati che bisogna provare con l'abilità del King, quindi anche lì pian piano andremo a vedere anche loro. Con questo episodio super succoso abbiamo finito qua. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche che è molto importante per rimanere aggiornati. In descrizione vi lascio tutti i link di riferimento. Noi ci becchiamo al prossimo video o alla prossima live, visto che adesso finalmente possiamo cominciare a fare le live tranquillamente, cioè è una cosa mica da poco, credete. Un saluto a tutti e ciao ragazzi!